Bene, buonasera amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, ci vediamo anche questa sera, grazie a Dio, e iniziamo la nostra puntata, la nostra trasmissione del Tempo della Regina della Pace, affidando allo Spirito Santo e a Maria la nostra trasmissione e la nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Veni, Santo Spiritus, veni per Maria. Bene, allora, adesso iniziamo subito, entriamo subito nel Tempo della Regina della Pace, e mentre che si stanno connettendo, la connessione è debole, mentre si stanno connettendo già i primi amici, Mario, Coppola, Mirko De Carli, buongiorno Mirko, Emanuele ti ringraziamo, Giuseppe, Chianese, tanti amici si stanno già collegando, perfetto, allora vi chiedo, appena che riuscite, se volete, avete piacere, un like, mi piace, un condividete. Il palinsesto del Popolo della Famiglia TV ormai sta andando a regime pieno. I primi di ottobre inizieremo con 15 sessioni del Popolo della Famiglia TV, una più importante dell'altra. Dall'apertura alla mattina alle 7.55 con il nostro presidente Mario Adinolfi, che leggerà il Vangelo e poi commenterà le notizie del giorno dai vari quotidiani, a Mirko De Carli dalle 13 alle 14, dalle 14 alle 15 Alberto Cerutti del Buono che c'è, e via andando avanti così. Noi avremo sempre il nostro spazio dal martedì al sabato dalle 19 alle 20. Bene, iniziamo subito ed entriamo nel pieno del Tempo della Regina della Pace. Ieri avevamo detto che oggi avremmo affrontato quando i veggenti sono stati fatti, la mamma ha fatto questo dono di far vedere all'inizio a tutti e sei i veggenti il paradiso, il purgatorio, l'inferno, solo vedere in visione, una visione particolare, e poi successivamente nell'82 invece ha portato proprio Jacob e la visca in paradiso, purgatorio, inferno. Allora vi inizio subito col messaggio la quale la mamma, e subito in quell'inizio del 2 novembre del 1981, per cui sono pochi mesi che è iniziato le sue apparizioni sulla terra, a Medjugorje, in questa terra benedetta scelta dalla Madonna per volontà di Dio, che infatti mi piace quando la mamma dice: ringraziate l'Onnipotente che mi permette di essere in mezzo a voi. Questo significa che anche Maria non muove foglia che Dio non voglia, per cui vediamo un attimino il messaggio che ha dato, e gli ha detto: cari figli, vi ho fatto vedere il paradiso per mostrarvi quale felicità attende coloro che amano Dio. E questo è stato il primo messaggio che ha dato. E i ragazzi, il messaggio si riferiva proprio alla visione dell'aldilà, del paradiso, purgatorio e inferno, che viene mostrato a tutti e sei i veggenti. Sembra un'anticipazione di quello che poi la Madonna farà invece con Jacob e Visca. Questo cosa succede? Nel messaggio del 6 novembre del 1981, dopo che aveva fatto avere questa visione ai ragazzi, la Madonna gli dice: cari figli, avete visto l'inferno, dove vanno a finire i peccatori. Ve l'ho mostrato affinché conosciate la condizione di quelli che stanno lì. E allora iniziamo a capire un attimino che questi messaggi vengono sempre da una linea della Chiesa, per cui noi sappiamo benissimo che nella Santa Chiesa tramite i novissimi c'è il paradiso, il purgatorio e l'inferno. E io vi voglio solo iniziare a dire, ecco, cosa praticamente prevede il primo passaggio sull'inferno. Col passaggio della morte, come si è rivelato la capacità di decisione, si fissa irrivocabilmente sul valore o non valore su cui si è puntata la vita. Il peccatore di là del tempo della salvezza si scopre così come un io che ha voluto erigersi ad assoluto, a misura del vero e del falso, del bene e del male, costruendo da sé il proprio progetto di vita
è il proprio destino. L'autonomia assoluta è la caratteristica del peccato. Il Dio condiscendente che si para davanti al dannato, il Dio che ha mandato il suo figlio unigenito a farsi uomo e a morire e risorgere per noi, il Dio che in Cristo ha effuso lo Spirito Santo di grazia e di consolazione nella Chiesa e nel mondo, questo Dio viene rifiutato totalmente ed eternamente. Allora, vediamo già la prima condizione, no? Questo rifiuto dell'anima. E poi continua, io sto leggendo adesso dai Novissimi di Monsignor Alessandro Maggiolini, che è preso logicamente dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Si opera in tal modo una sorta di schizofrenizzazione esistenziale, prima che psicologica, del dannato. Una schizofrenizzazione che ha orientamento voluto all'assurdo, ha bisogno di riamare Dio. In questa risposta troverebbe la felicità. Non la vuole questa felicità, ma al tempo stesso non gli è dato di sradicare dal cuore il bisogno di Dio. La contraddizione è evidente. Il tragico è che la contraddizione è deliberata. Allora, adesso abbiamo avuto un'immagine, un attimo, dell'inferno e perché. Solo occorre aggiungere che l'inferno è fatto da un amore rifiutato. Il dannato perciò non è cacciato, separato, rinchiuso nell'inferno, oggetto di tormenti, inflittigli chissà da chi. Il dannato si è autoescluso dal trepido amore di Dio che lo ha incalzato lungo la vita terrena e che persiste anche dopo. Allora, abbiamo visto già questa prima immagine. Allora andiamo subito invece cosa è successo il 92, dunque, così vi do le date, cerco di darvi le date giuste, nel novembre dell'82, praticamente i veggenti non erano tutti quanti assieme, c'era Miriana che era a Sarajevo e c'era Maria Ivanka, che era una mostra per delle commissioni, Ivan era a casa sua normale e Visca invece era con il piccolo Jakov. Con il piccolo Jakov vanno a casa, praticamente incrociano la mamma di Jakov, che li vede entrare nella casa, per cui i Visca e Jakov entrano in casa, la mamma sta fuori, a un certo punto gli appare la Madonna. Gli appare la Madonna e la Madonna le dice: cari angeli, cari figli miei, oggi vi porto a vedere il paradiso, il purgatorio e l'inferno. A questa affermazione della Madonna il piccolo Jakob si è spaventato dicendo: ma dove, non tornerò più qua, io sono figlio unico. Aveva paura, aveva 11 anni, il ragazzino non è che aveva una visione di cosa poteva succedere. La Madonna ha semplicemente fatto un bel sorriso, ha preso Jakob dalla mano sinistra e Visca dalla mano destra e in un momento, come racconta la Visca, il tetto si è aperto per lo spazio che potevano passare e in un attimo, Visca dice sempre, nessuno è giù, non si è capito, ma si sono trovati in un'altra dimensione. Si sono trovati in questa dimensione del paradiso e immediatamente nel paradiso loro hanno visto questa beatitudine, questi angeli che volavano, tutti vestiti nello stesso modo. E Visca dice che aveva paura, ma la Madonna l'ha rassicurata. Non abbiate paura, gli dice, io sono con voi. Il paradiso è uno spazio immenso, dice Visca, infinito. Vedemmo una luce che sulla terra non esiste, è un posto che sulla terra non c'è. Era un po' come stare in piedi in mezzo al mare, con gli occhi puntati su uno spazio infinito. Ed in questo spazio c'era tanta gente, tutta con vestiti, con vesti grigie, rose e gialle. Sembravano tuniche. Queste persone non erano né magre né grasse, di circa 30-33 anni. Cantavano canzoni a noi sconosciute. Anche la lingua con la quale recitavano le preghiere ci era sconosciute. Avevano voci splendidi. Ma quel che mi ha impressionato di più è stata la gioia che traspariva dai loro volti. E il piccolo Jakob dice,
E così anch'io, dopo esservi entrato, ho sentito quella gioia e quella pace che non si può sentire che soltanto in paradiso. Nel mio cuore ho sentito proprio quella gioia. Volevo soltanto restare là. Pensate, Jacob che aveva paura prima di partire, quando ha iniziato a sentire quella gioia, quella pace che non c'è misura sulla terra, non avrebbe neanche più voluto tornare indietro. Per sempre, in quello stato in cui non pensi a niente e a nessuno, ti senti completamente felice. Quando mi chiedono com'è il paradiso, le mie parole, dice Jacob, non sono sufficienti a descrivere quello che ho visto, anche perché il paradiso va oltre ciò che ho visto. Il paradiso è quello che ho sentito nel mio cuore, e quando volessi descrivere quello che ho sentito in paradiso, non potrei certo descriverlo a parole. Alla Visca, la Madonna dice, a quel punto, dice Visca, la Madonna ci ha detto, cari miei angeli, guardate quanto è felice chi sta in paradiso. Mai sulla terra ho visto tanta gioia sul volto della gente. E Jacob aggiunge, quando vedo la Gospa, quando vedo la Madonna, sento una grande gioia. Pensate, quando ho visto il paradiso, ho sentito una gioia ancora maggiore. Penso che provare l'esperienza del paradiso sia la gioia più grande che si possa provare. Ecco, questo è il primo passo che i ragazzi Visca e Jacob hanno avuto, proprio l'esperienza corporea, per cui proprio con il loro fisico sono stati portati in paradiso, e abbiamo visto quanto amore, quanta gioia. Pensate, se il piccolo Jacob, e anche io ho testimonianza della Maria, di Ivan, dei veggenti, che dicono che quando vedono la Madonna è una gioia immensa, è una grande gioia che non si riesce a tenere nel cuore, e qua in un'affermazione di Jacob dice che aumenta questa gioia nel paradiso, per cui diventerà una gioia piena, totale, completa, nell'amore di Dio e nella raccolta di entrare proprio questa pace e questa gioia. Allora adesso, visto che poi passiamo al purgatorio, all'inferno, siamo ancora in paradiso, per cui in paradiso salutiamo un po' di amici in diretta. Io vi chiedo, visto che siete in tanti, di poter fare un like e condividete chi non l'ha ancora fatto, e lascio la parola ad Angela, così saluta un po' di amici che ci stanno seguendo e che possiamo, nella nostra umiltà, senza veramente, ma proprio con tanta umiltà, senza avere la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma di semplicemente esporre la nostra esperienza di fede vissuta nel mondo. Solo questo, noi abbiamo questa piccola presunzione, diciamo così. Cosa da offrire, ok, mi corregge, grazie. Se no le mogli a cosa servono? No, allora, prima di tutto vi chiedo scusa se tossisco, ma ancora non sto bene, però... Okay, ti daremo l'aspirina. Sono felice di essere con voi, quindi vi saluto di nuovo tutti, Mario Coppola, Mirko De Carli, Emanuele Coltiletti, Giuseppe Chianese, Lozzano Basurto Pablo, Massimiliano Amato, andiamo avanti, Antonella Gigliotti, Maurizio, anche Massimiliano, Mirko ci dicono, e anche Emanuele, ciao ragazzi, buona diretta, grazie. Elena Di Pietro, finalmente, vi seguo. Grazie. Sì, meno male. Carla Fironi, dunque Maurizio, insomma siamo noi. Giuseppe Focone, ciao ragazzi, buonasera e buona diretta, trasmissione bellissima. Grazie, sapessi la tua quanto è importante, ogni palinsesto, sì. Sembra veramente, io continuo a dire che il popolo, la famiglia è un dono di Dio, perché riunire queste 15 trasmissioni che sono una più interessante dell'altra, ma con una profondità e con un amore di voler far conoscere la verità, e sappiamo benissimo che la verità chi è? La verità è solo Gesù, io sono la via, la verità e la vita, ma voi e noi cerchiamo di interpretare con la nostra umile che cosa siamo? Siamo degli umili peccatori in cammino che cerchiamo la strada per poter aiutare di essere un po' luce ai fratelli che stanno nelle tenebre. Bene, Sergio Marotta chiede, buonasera a voi Emanuele e Angela, vorrei sapere se è vero
che è imminente la venuta di Cristo sulla terra. Comunque io ci guardo tutte le sere, siete davvero grandi nel parole e l'amore della Madonna e di Gesù. Vi abbraccio. Guarda, che la venuta di Cristo sia imminente, nessuno di noi lo sa, nemmeno il Figlio, solo Dio lo sa. Però, chi di noi sa se arriva questa sera o domani mattina? Quindi la venuta di Cristo è imminente nelle nostre vite nel momento in cui faremo l'incontro con Lui. E quindi io mi concentrerei di più sul vivere bene la nostra vita, sul scegliere, perché la nostra vita è sempre basata sulle scelte, no? Scegliere il bene o scegliere il male. Quindi andare avanti, avere come appunto bussola gli Poi insegnamenti. anche, scusami, anche sulla parola, proprio come la mamma dice, leggete la Sacra Scrittura, no? Nella Sacra Scrittura, cioè, arriverà un tempo che vi diranno, è là, è là, è là, non correte da tutte le parti, perché nessuno sa quando arriverà il figlio dell'uomo se non Dio Padre. E allora noi, come ha detto Angela, no, questa aspettiamo, come aspettavano 2000 anni fa Gesù, Ma poi no? sì, un'altra cosa che io dico, ci sono tante voci da tutte le parti, però la voce che secondo me si contraddistingue da tutte con i messaggi di Medjugorje è che la Madonna con i suoi messaggi che dà a Medjugorje non ha mai un tono di terrore, di paura, di attenzione. Sì, ci mette in guardia che se non seguiamo l'amore di suo figlio Gesù stiamo andando dalla parte sbagliata, che se non preghiamo e non facciamo i digiuni tramite cui possiamo fermare anche le guerre, qualcosa di particolare può avvenire. Però sono sempre comunque messaggi di fiducia e di speranza e oltretutto ci dà poi la parola più bella di tutte, non abbiate timore, gli inferi non prevarranno. Quindi alla luce di questo siamo veramente sereni. Quel che capiterà lo accoglieremo come volontà di Dio. L'importante è che noi siamo rivolti al bene. Giusto? Vuoi Certo, aggiungere? no, no, Ok. assolutamente. Continuiamo con Allora, la Tabita, Tabita, ciao Paolo Tabita, Torsello. Massimiliano Capilli, Lina Labate, Luisella Ferrero, siete veramente in tanti. Francesca Centofanti, che sta curando tutta la griglia, il palinsesto con la Pongi, e anche Marco Buono, Alberto, ciao Alberto Angelo. Emanuele, ciao, un abbraccio grande dalla Sardegna. La Madonna ci protegga, ci conduca da Gesù sempre, sempre, Sì, la sempre. Sardegna ci sta diventando sempre più amica. Grazie a Ho un gruppo Dio. di ragazzi che ti devo presentare, ma poi ti chiamo. La Francesca, grazie fratelli, la Emanuele Pongi, Pongi presente, Prongi è sempre presente, Pongi pronta. pronta, Prongi pronta. Buonasera Luciana Frangioni, Lorenzo, Alessio, Francesca, Anna Russo, Matilde, siete in tantissime, per cui vi Va ringraziamo e vi bene. chiedo un bel like se volete e condividete con i vostri amici, così almeno andiamo a trovare altri fratelli. Vuoi Allora, iniziare scusate ancora per la un attimino? tosse, sì. Allora, come sto facendo in queste serate, sto leggendo i 26 punti del programma nazionale, che comunque dà un orientamento valoriale di quello che è il popolo della famiglia, perché poi invece il Programma vero programma e vero e proprio. proprio è in fase di elaborazione, poi quello lo commenteremo dopo. Per il momento mi sto soffermando su questi 26 punti iniziali e li sto analizzando, sto cercando di analizzarli alla luce dei messaggi della Regina della Pace. Quindi io già ieri sera ho letto, aspettate che apro, dunque, C come carità. Lo rileggo per come è presentato. La carità come criterio supremo del comportamento sociale. Come la persona umana è il centro della dottrina sociale della Chiesa. La carità è il motore della società. Senza carità la società è fredda. Le persone isolate. La giustizia è una condanna, la libertà è egoismo, la verità è un giudizio, la famiglia è una convenzione, lo Stato è un burocrate, l'associazionismo è un affare, il mercato è opportunismo. Con la carità, invece, la società è accogliente, le persone comunità. La giustizia è una grazia, la libertà felicità, la verità libertà, la famiglia un nido, lo Stato servizio, l'associazionismo partecipazione, il mercato relazione. La carità è il primo servizio nella politica. Quindi se già si parte nella politica da questo presupposto, va da sé che si parte da un ottimo punto di partenza. Io però questa sera mi vorrei in particolare soffermare su una frase, due parole specifiche. Dunque, persone isolate, dove dice la carità è il motore della società, senza carità la società è fredda e senza la carità le persone sono isolate.
Perché si vuole in questo momento storico l'isolamento delle persone, quindi la distruzione delle famiglie? Allora riporto di nuovo quel bellissimo slogan che mi piace tanto: viva la famiglia è viva. Perché si vuole appunto l'isolamento delle persone, e questo isolamento tramite cosa può avvenire? Tramite la distruzione della famiglia. Quindi isolando le persone si spaccano le famiglie, di conseguenza le persone isolate diventano alienate, di conseguenza le persone isolate e alienate sono più facilmente monopolizzabili, perché comunque non c'è, come dicevamo ieri, il mutuo soccorso, no? In famiglia c'è il consiglio, in famiglia c'è il supporto, in famiglia c'è l'amore, in famiglia si cerca il bene comune, no? Comune. Invece isolando le persone è più facile monopolizzare, esattamente quello che stanno cercando di fare in questo momento storico, e del motivo per cui il popolo appunto della famiglia si vuole opporre e si sta opponendo con tutte le proprie forze. Però alla luce dei messaggi di Maria ho trovato un solo messaggio che parla proprio della solitudine o isolamento delle persone, e ve lo voglio proprio leggere. La Madonna il 2 novembre del 2011 dice attraverso Miriana: cari figli, il Padre non vi ha lasciato soli a voi stessi. Il suo amore è immenso, l'amore che mi conduce a voi per aiutarvi a conoscerlo, affinché tutti, per mezzo di mio figlio, possiate chiamarlo Padre con tutto il cuore, e affinché possiate essere un popolo nella famiglia di Dio. Ma figli miei, non dimenticate che non siete in questo mondo solo per voi stessi, e che io non vi chiamo qui solo per voi. Coloro che seguono mio figlio pensano al fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono l'egoismo. Perciò io desidero che voi siate la luce di mio figlio, che voi illuminiate la via a tutti coloro che non hanno conosciuto il Padre, a tutti coloro che vagano nella tenebra del peccato, della disperazione, del dolore e della solitudine, e che mostriate loro con la vostra vita l'amore di Dio. Io sono con voi. Se aprite i vostri cuori, vi guiderò. Vi invito di nuovo, pregate per i vostri pastori. Vi ringrazio. Cioè, ma io dico, in questo messaggio, cioè, la Madonna ha parlato di tutto. Primo, il padre... Non a caso facciamo il tempo della Regina della Pace. Eh sì, ma perché poi tutti dicono, ma cosa c'entra la Madonna con un movimento politico? Ma c'entra, ma è proprio al centro, al centro. E poi il centro vero è suo figlio Gesù, ovvio. Allora, qua ci dice... Sotto la croce, Maria. Ovvio, sotto la croce e sotto Maria. Allora, qua ci dice, il Padre non vi ha lasciato soli a voi stessi. Questa cosa significa, questa frase significa due cose. Primo, che noi non siamo fatti per essere soli. E secondo, che noi non siamo mai soli, nemmeno quando ci vogliono rendere tali, perché siamo sempre in compagnia di nostro Padre, cioè del nostro Creatore. Poi ci dice, possiate chiamarlo Padre, quindi Maria, madre, e non genitore 1, ci invita a chiamare Padre, non genitore 2, quindi una figura femminile che ci porta alla figura maschile e non a due dello stesso sesso che non si capisce bene cosa devono fare insieme, ok? Poi dopo vi parleremo delle due sore, poverine. Per cui pregheremo, vabbè, dopo. Ok, quindi ci dice Maria, non siete soli. Anche quando pensate di essere soli, ricordatevi che c'è un padre. Io come madre, quindi sesso ben definito e figura ben definita, vi porto a vostro padre. Cioè io madre, la madre che dà la vita, porta al padre colui che insegna la strada per vivere questa vita. Ma poi ci dice ancora un'altra cosa bellissima, coloro che seguono, aspettate perché c'è una, adesso la devo, allora, affinché possiate essere un popolo della famiglia di Dio. Ma noi ci chiamiamo il popolo della famiglia di Dio, di Dio ci sta la qua grande. La Madonna ci dice affinché siate un popolo nella famiglia, noi siamo il popolo della famiglia di Dio. E secondo me va bene, siamo in linea anche su questo, ma la Madonna l'aveva detto nel 2011. Cioè, è proprio vero che anticipa i tempi. Adesso, vabbè, sto un attimino
come dire, ironizzando in senso buono, però se andiamo a leggere, questo è un concetto, ci chiama popolo nella famiglia di Dio. E noi, quello che è proprio nato attraverso l'intuizione di Maria di Nolfi e Gianfranco Amato, è proprio quello di far nascere un popolo della famiglia, proprio per riportare al centro i valori cristiani, tant'è che ad Inolfi al mattino parla del Vangelo. Dall'inizio, dall'11 marzo, io ho sentito parlare da Inolfi e di Amato, di questo movimento che nasce alla luce cattolica, inglobando tutti gli altri che condividono i nostri valori, i nostri ideali, però diciamo c'è questa bussola. E poi ci dice anche però che no, voi, non siete in questo mondo solo per voi stessi. E io non vi chiamo qui solo per voi stessi. Quindi, quella fede di comodo di tante persone che io conosco, perché essendo in gruppi di preghiera, sento, no? Gli argomenti. Io capisco e rispetto il pensiero di questi fratelli, che sono certa è solo un attimo di titubanza iniziale, perché poi non possono non capire l'importanza dell'impegno sociale alla luce degli insegnamenti evangelici. La Madonna stessa ci dice che noi non siamo soli in questo mondo, non siamo in questo mondo solo per noi stessi, ma anche per gli altri. Quindi noi in questo mondo dobbiamo portare i messaggi di Dio e la coerenza dei messaggi di Dio tradurla in vita quotidiana ed in vita sociale. Quindi è fondamentale che noi cristiani riscopriamo la nostra fede, prima fatta di preghiera, perché attraverso la preghiera lo Spirito Santo ci illumina e ci indica la strada, ma poi rendere concreta questo fuoco dello Spirito Santo in due maniere, non tenendolo stretto solo per noi stessi, ma rendendolo fecondo nell'aiutare i nostri fratelli, quindi consigliando i dubbiosi, indicando la strada retta a coloro che cadono, che poi possiamo essere anche noi. Quindi, Chiediamo la correzione fraterna. certo, noi chiediamo a nostra volta di avere questo dono di Dio, di essere aiutati da un fratello. Quindi è tutta una reciprocità. E quindi io dico che nel messaggio di oggi della Madonna Io ho letto c'è solo mentre tutto. che leggevi quell'altra frase che tu non hai letto, cioè che hai letto il messaggio, però mi ha colpito che lo guardavo da qua, che coloro che, dunque, Devo andare no, giù. no, 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 ferma, ferma. Dimenticate che non siate coloro che seguono mio figlio, pensano al fratello in Cristo come a loro stessi e non conoscono l'egoismo. Mamma mia, dobbiamo pregare. Allora, adesso invece andiamo, ripartiamo da un paio di saluti. Angela Filomena, ciao Angela. Rosa Saroglia, Teresa Strincani, Antonio Basile. E perché? Antonio Basile ci fa una domanda: e perché i politici cattolici sono eclissati, diciamo arresi al pensiero unico? Ma io vedo questo: che se tu sia industriale, dirigente, politico, impiegato, ti allini al mondo. E per cui molli la preghiera, molli i sacramenti, molli o li allenti perlomeno. Allora, se Gesù dice a Pietro, Giacomo e Giovanni, quando lui è nel Getsemani che sta pregando, gli dice: pregate incessamente, incessantemente per non entrare in tentazione, e ce lo dice Gesù nel Vangelo. Se la Madonna Medjugorje continua a dire: pregate, pregate, pregate. Pregate, pregate, pregate. Allora vuol dire che la preghiera è scudo e mezzo per rimanere nella grazia di Dio e avere quella bussola ben precisa che tu, come uomo politico cattolico, devi mettere in punta, devi mettere in cima ai tuoi ideali. Io sono un cattolico politico, per cui devo ragionare come un cattolico nella politica. Ma non che mi devo fare uniformare al mondo del politicamente corretto perché c'è bisogno di negoziare dei voti oppure l'appalto oppure lo sappiamo come si sono sporcati. E purtroppo, dopo la caduta della Prima Repubblica,
abbiamo visto, no, la diaspora di tutti i cattolici che si sono inseriti in politici si sono divisi perché si è fatto quel pensiero che dall'interno praticamente i cattolici avrebbero potuto portare il seme buono. Ma se non c'è tanta preghiera e tu ti inserisci in un contesto politico, per cui nel mondo di gente che ha degli altri valori e delle altre linee, è più facile che ti tirano dentro a te, per cui tu, politico, entri nel mondo e metti da parte Dio, perché tanto diventa una cosa astratta. E abbiamo degli esempi lampanti, il presidente Renzi, Boy Scout, abbiamo visto la fine che sta facendo, abbiamo visto Alfano, Grandi, no? Tutti, Lupi, CL, Formigoni, ecco, abbiamo visto come si sono amalgamati al mondo, probabilmente... il presidente Mattarella si è fatto portare l'inginocchiatoio al Quirinale e non vogliono mettere davanti la verità della sacralità della vita, della sacralità della famiglia, non vogliono prendere, adesso ormai la propaganda è talmente forte e siccome loro vanno dietro a un'onda per raccogliere consensi e voti, non si pongono il problema di qual è la verità, ma fanno un calcolo matematico di quanti voti possono portare a casa, di quante sedi si possono spartire. E questo è anche il bello del nostro movimento. Nel nostro movimento, siccome non ci sono poltrone, non ci sono sedie, non ci sono soldi, ma c'è solo tanta voglia di dar voce a chi voce non ha. E per primi che non hanno la voce sono i bambini che vengono abortiti. Oggi c'è stata una manifestazione che dicevano non si riesce più a abortire, tutti a favore dell'aborto perché fanno obiezione di coscienza. Siamo alla follia totale, siamo alla follia totale. Volevo ancora aggiungere due cose. Allora, per tornare ai politici cattolici che non ci rappresentano. Primo, il popolo della famiglia è nato proprio per questa consapevolezza, perché si è capito che non ci sono politici cattolici che ci rappresentano. Secondo, noi preghiamo affinché i nostri fratelli, tutti, sia cattolici che gli altri, si convertano. Terzo, mi viene da pensare anche al beato Pier Giorgio Frassati, no? Quando gli dicevano che era bigotto, e lui diceva semplicemente no, sono semplicemente un cristiano, questo per dire, no? Ma la vita dei santi ne abbiamo tanti, sì, la Pira. Sì, che i cattolici, alla fine, i veri cattolici sono quelli che al giorno d'oggi sono considerati bigotti. Ma in ultimo, mi viene in mente una parabola che ascoltavo sempre incantata da bambina, no? Una domanda che il Signore diceva, no? Chi è che ascolta il padre? Il figlio che dice sì sì e poi non fa? O il figlio che dice no e poi fa? Questo per dire, non tutti quelli che si definiscono cattolici purtroppo lo sanno, allora lo sono. Quindi bisogna vedere chi è cattolico. E per vedere chi è cattolico, come la Madonna dice, no, a Medjugorje, quando tornate nelle vostre famiglie, nelle vostre vite, non parlate di quello che avete vissuto a Medjugorje, ma dimostrate con la vostra vita quello che avete interiorizzato. Bene, anche per essere secondo me un cattolico bisogna solo guardare la vita della persona e capire se lo è veramente o meno. Dopo andiamo su questo. Adesso invece vorrei continuare con il racconto, perché dal paradiso a un certo punto la mamma, la gospa, la Madonna ha portato a Jacob e a Visca in purgatorio, e io siccome la so bene, però volevo proprio leggervi dalla loro voce, dall'intervista che è stata fatta da Draga Vidovic, che è una storica ed è contemporanea dei veggenti. Questa signora Draga era un'amica dei veggenti, infatti lei quel giorno il 24 e il 25 non c'era, e il giorno dopo è andata con i ragazzi, ma lei non ha visto niente, e quando era adolescente era anche un po' arrabbiata, perché diceva ma come, siamo sempre assieme, l'unico giorno che non c'era è arrivata la Madonna, io adesso non la vedo, per cui se l'è presa un po' ma da adolescente. Poi invece si è laureata in giornalismo, ha fatto un bellissimo libro che è La salvezza dell'umanità, e in questo libro ci sono delle piccole, tante testimonianze, tante interviste. Il purgatorio, per cui Visca dice: il purgatorio è come un profondo baratro scuro, uno spazio buio tra il paradiso e l'inferno, pieno di una sorta di cenere. La Madonna ci disse che quello è il luogo dove le anime si purificano. Aveva un aspetto orribile,
in quel luogo. C'era così tanta nebbia intorno che non si vedeva anima viva, eppure sentivamo che qualcosa attorno a noi si muoveva, avvertivamo la presenza di qualcuno, il dolore di quegli esseri era tangibile. Sembrava che quelle anime si percuotessero, scuotessero, colpissero come se volessero liberarsi da qualcosa, dalle catene, dai ferri. Jacob dice, invece, fuori dal paradiso la gioia ci ha accompagnati per un bel pezzo, ma arrivati alle porte del purgatorio quella gioia non era più piena, perché quando vedi quei movimenti nella nebbia, provi pietà per le anime che sono finite lì, mentre qualche istante prima eri pervaso dalla gioia più piena. Jacopo dice, sentì pietà per quelle anime che non hanno trovato la strada del paradiso. La Madonna ci disse che dobbiamo pregare tanto per loro, perché la loro salvezza e delle anime stanno lì a attendere le nostre preghiere, i nostri sacrifici e le nostre messe. La Madonna disse anche che se preghiamo per le anime del purgatorio, loro in cambio possono intercedere presso Dio per la salvezza delle nostre anime. Per se stesse, purtroppo, non possono pregare. Ecco, anche questo, ci sono altri mistici che hanno vissuto questa esperienza. Prima un amico parlava di Santa Teresa che ha visto molte anime all'inferno, Maria Simma, che è una mistica dei nostri tempi, una donnina piccola di un villaggio in Austria, ha parlato per 60 anni con le anime del purgatorio e sa benissimo che a lei le apparivano e parlava con lei e andava praticamente faceva dire delle messe per liberare delle anime. E quando hanno poi riscontrato la veridicità di questa donna che aveva questo dono, questo carisma, approvato dal proprio vescovo, approvato dalla propria guida spirituale, che l'ha mandata in missione. Questa donna ha girato in lungo e in largo, anche ci sono dei filmati su YouTube, per cui c'è la possibilità ormai di rivedere queste cose. Ma lei è venuta praticamente che è stata riconosciuta dal popolo proprio perché era mandata da un'anima del purgatorio in un villaggio sconosciuto e andava da una famiglia che non conosceva dicendo che doveva questa famiglia doveva riparare a un torto fatto a un'altra famiglia, così quel loro parente che era in purgatorio sarebbe stato liberato. E siccome di quella storia non poteva saperla che la famiglia, a quel punto hanno dato fiducia a questa donna perché continuava. E cosa dice la Maria Simma, e anche come ha detto adesso, e come dice la nostra Chiesa, la comunione dei santi, no? Noi preghiamo per le anime del purgatorio, le anime più abbandonate, quelle che nessuno prega, perché l'unica maniera che le anime del purgatorio hanno per passare dal purgatorio al paradiso sono le nostre preghiere di intercessione. La Santa Messa è quello che corona, diciamo, che con le sante messe, ci sono infatti le messe gregoriane, in base a uno quello che può offrire per far sì che quest'anima del purgatorio vada in paradiso e poi può intercedere per aiutarti. È un esercito che tu mandi in paradiso di anime del purgatorio che ti vengono a fianco. E questa è stata la visione del purgatorio. Allora, io volevo adesso invece accennarvi solo quanto riguarda quello che dice la Chiesa Cattolica, sempre con i novissimi. Che cos'è il purgatorio? Dopo esserci detestati per le nostre grettezze, sono tali di fronte a un amore sconfinato. Occorrerà ammettere che il purgatorio è per chi, pur zoppicando, tergiversando, difendendosi, quasi ha scelto per Dio, e per chi vive un po' ansimante in grazia e davanti al Signore, nel giudizio, con un po' di rossore si scopre da introdurre nelle beatitudini. Da introdurre, non introdotto. Ciò implica che le anime del purgatorio, le povere anime del purgatorio, sono certe di essere ammesse alla beatitudine, sono in attesa indubitabile della comunione eterna con Dio. A ben guardare altro
che, povere anime, noi, semmai, siamo ancora nell'insicurezza e nell'ondeggiamento a cui è esposta la nostra libertà. La certezza di essere accolte nella pace di Dio è accompagnata e anzi motivata dall'esigenza di una purificazione che le anime del purgatorio avvertono, purificazione che significa sofferenza. Bene, adesso lascio un attimo la parola ad Angela e poi riusciamo a chiudere anche con il luogo dove la mamma, la Madonna, ha portato i veggenti, per cui sono stati in paradiso e vi ho raccontato, sono stati in purgatorio, vi ho raccontato. Adesso lascio un attimino la parola ad Angela. Allora, Anna Elena Armando dice: ciao ragazzi, Angela, le due suore saranno anche benedette da un ex sacerdote ridotto allo stato laicale. Sì, poi adesso vi parlo di questo. E Rosa Saroia: non si possono offrire due padroni, odio mammona. Verissimo. Massimiliano Capidi: la Vergine Maria è la nostra salvezza per raggiungere il paradiso. Luigi Monfort Grignon, Maria Grignon de Monfort, un abbraccio a voi, Angela ed Emanuele, e a tutti gli amici del Popolare Famiglia. Ecco, fermati un attimo, Massimiliano, guarda che bello questo che tu hai detto di San Luigi Grignan de Montfort. Proprio ieri sera il nostro generale, l'avvocato sì, Gianfranco Amato, è a Bari, sta facendo i convegni ieri e oggi e stasera, una a Bari e un'altra in provincia di Bari, e ieri c'era padre Giovanni, un monfortiano, un grande amico sacerdote monfortiano, che stiamo facendo dei corsi della preparazione per la consacrazione al cuore di Gesù secondo per mezzo del cuore immacolato di Maria. E vedere la foto di Gianfranco Amato con il nostro amico sacerdote monfortiano, lì c'è una grande comunità di monfortiani. È vero, il Trattato alla vera devozione è veramente un libro profetico e proprio degli ultimi tempi. Ci chiama, noi siamo i servi di Maria degli ultimi tempi. Scusami Angela, volevo ribadire solo questo perché è bello vedere come tutto si va a chiudere, no? Quando siamo agganciati nella fede di Dio, questa famiglia è, questa è la nostra famiglia, no? Un collegamento da Bari, un collegamento da Bolzano. Allora, in merito a quello che diceva Anna delle... Non so se farò stasera che tardi, no, puoi parlarne forse domani. Domani. Allora, domani parleremo delle due sore perché è un discorso lungo. Adesso allora rispondiamo a voi. Tanto domani uscirà il mio articolo sulla croce, domani si parlerà molto di questo che vi anticipo. Ci sono due ex suore che domani saranno sposate a Pinerolo da un sindaco accondiscendente che naturalmente è del Movimento 5 Stelle. Meditate gente, sì, meditate, anche perché allora fanno passare per cattivo il sindaco di Fabria perché non ha fatto cioè vorrebbe fare un'obiezione di coscienza e decantano un sindaco 5 Stelle che non solo sposa due persone dello stesso sesso ma anche ex suore, quindi scoop nello scoop, e poi benedice tra virgolette un sacerdote sospeso a Divinis, quindi non è un sacerdote, ma di questa cosa vi parlerò. Comunicato da Giovanni Paolo II. Che ora è tanto, quindi, però domani vi parleremo bene di questo perché questa sera non c'è più tempo. Sono tante cose. Allora, volevo leggere, dunque, a proposito di Massimiliano Capilli, noi inizieremo tra poco un percorso di preparazione per la consacrazione. Il quinto in Torino, sì, ormai grazie a Dio sono più di 400 persone che tramite questi corsi sono riusciti ad avere la consacrazione. Sì, allora, Remo Tebaldo ti saluto, Sergio Marotta è lunghissimo, non abbiamo più tempo, però domani ti rispondiamo. Sì. Allora, Enrico Giacchetto, Lucia Valente, Nicola Di Matteo. Ciao Nicola! Ciao, 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 carissimo anche tu. Ti vogliamo bene, tanto tanto. Sì. Rosa Saroia, informiamo con i testi, informiamo... Quanti fanno celebrare funerali ma non ci credono, preghiamo per gli altri, informiamo, sì. E tu Rosa puoi fare un buon servizio perché hai un negozio a Torino in Corso Regina dove... Ha chiamato Ave Regina. Ave Regina, quindi cercate sulla guida. E perché... meno male, grazie a Dio che ci sono... Con tutti i testi della Shalom, tutti i testi di Edizione Paoline, tutti i testi sacri, la diciamo. Salutiamo okay. Anche alla Rosa. Piero Capobianco, ti salutiamo, e Maria Cristina Castellano, vi aspettiamo anche a Pompei. Ecco, organizzate anche lì, organizzate, mandate o mandate un'email a noi, o meglio a Massimiliano Amato, o nella pagina di Gianfranco Amato, basta che andare avvocato Gianfranco Amato alla fanpage e voi chiedete di avere un incontro a Pompei,
organizzate piano piano, vi mettete in 3, 4, 5, vedete che riuscite a organizzare un bel convegno, sia Mario Adinolfi sia Gianfranco Amato attendono i vostri inviti. Loro sono disponibili a muoversi in lungo e in largo, stanno correndo come veramente, io non ho visto mai delle persone che si stanno sprecando in questa maniera la loro vita, è quello che è affascinante, no? Non da idealizzarli come, ma un esempio umano di voler intraprendere una strada, come dice, una strada vera nella verità. Ok, io proseguiamo. Ho il granellino, tu devi dire altro. Io vorrei chiudere con la visione dell'inferno, così poi tu chiudi. Ok, ecco. Adesso poi la Madonna cosa ha fatto? Allora ha portato Visca dal purgatorio, Visca e Jacob li ha portati all'inferno, e quando sono arrivati all'inferno praticamente loro, il piccolo Jacob teneva la testa sotto il manto della Madonna, che non voleva guardare da quanto era la paura, perché praticamente lì appena che sono arrivati hanno iniziato a vedere degli esseri umani che si trasformavano in mostri, e puzza di zolfo, bestemmie, e in maggior modo è rimasta impressa una donna bionda, appariscente, molto perspicace, che veniva scaraventata, buttata dentro questa fornace di fuoco e veniva e usciva praticamente completamente orribile, terribile. E questa visione è durata anche molto poco, perché la mamma ha avuto proprio una compassione di portare via i ragazzi e portarli di nuovo sulla terra. Questa esperienza è stata forte, infatti il piccolo Jacopo e Visca lo ripete sempre nella sua testimonianza. Chi è stato a Medjugorje o chi vuole andare magari a vedere internet, c'è sempre, o addirittura c'è la testimonianza della Visca del Paradiso, Purgatorio e Inferno. Alle 3 di notte su Radio Maria c'è il rosario, per cui c'è un rosario che alle 3 di notte lo guida Visca, e poi Visca fa questa piccola testimonianza, per cui magari se volete avere proprio, sentire dalla sua bella voce italiana bosniaca, è bello, si può anche fare questo passaggio. Io invece adesso, dopo che abbiamo visto come sono uscite, vi voglio leggere invece la Madonna cosa ha dato come messaggio il primo gennaio del 2001. Ecco, io e Angela eravamo in pellegrinaggio, per cui ci trovavamo lì proprio quel giorno, e la mamma ha dato a Maria, per cui eravamo lì con lei, la mamma ha dato questo messaggio: cari figli, io vi ho voluti qui questa sera in modo speciale ora che Satana è libero dalle catene. Io vi invito a consacrarvi al mio cuore e al cuore di mio figlio. Per cui torniamo alla consacrazione del Monfort, consacrazione al cuore di Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria, per essere protetti dal demonio che in questo momento è libero dalle catene. In modo speciale ora, cari figli miei, io vi invito a essermi vicino. Io vi benedico tutti con la mia benedizione materna, andate in pace. Ecco, in questo messaggio praticamente ci ha avvisato che è un momento molto particolare, è un momento da fare attenzione. Ma fare attenzione cosa significa per noi cristiani? Non allarmarsi, erigere barriere, stare chiusi in casa, no. La nostra missione è prendere questo, il Santo Rosario. Ogni rosario è una mazzata in testa al demonio, per cui la Madonna ci dice: recitate il rosario ogni giorno, fate digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì, leggete la Sacra Scrittura una volta al giorno, anche una piccola frase, confessatevi almeno una volta al mese. Quello che hai detto tu prima è che Santa Teresa ha detto che molte anime erano all'inferno anche consacrati perché si confessavano male. Allora, il sacramento della confessione, come sta facendo la mamma Medjugorje, questa pedagogia della santità, una volta al mese, se tu inizi a confessarti, vai, ti continui a confessare, togli i pelini, togli tutto quanto, poi ripecchi, ricadi, ma hai il sacramento della grazia della preghiera. È quello che un politico, se vivrebbe con i 5 sassi, non sarebbe confuso, saprebbe bene 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 qual è la meta. E in ultimo, la cosa più importante, l'eucaristia almeno domenicale. Ma uno che fa un cammino impegnativo e sa che ha da combattere contro i demoni, perché questo, ragazzi, è un combattimento furibondo.
Io lo so, e chi sta facendo il cammino in questa direzione, per cui che si mette a protezione della famiglia, a protezione della vita, sa benissimo che ha da combattere questa battaglia con il principe delle tenebre, e con questi 5 sassi non si fa oscurare di nulla, per cui la messa almeno la domenica, e se volete avere più forza la messa quotidiana. Questo ve lo dico io, non lo dice la Madonna. Bene, adesso allora, io mi fermo. Leggo anche Matilde Angioletti, dice: mi piacerebbe anche in Germania, ma visto che oramai il popolo della famiglia ha valicato i confini italiani, perché in novembre l'avvocato Gianfranco Amato andrà a Panama, grazie al contatto che sì. Appunto, abbiamo conosciuto, io conoscevo gli amici di Panama, sì. Con un padre importante che ha costruito una comunità, Regina della Pace in spagnolo, c'ha più di 8.000 orfani. Poi abbiamo visto la marcia che c'è stata ieri in Messico per la vita. Lì c'è un forte richiamo, tanti vescovi, tanti sacerdoti stanno lavorando. Allora cosa hanno fatto quando siamo stati a Medjugorje con l'avvocato? L'assunta, il 15 siamo agosto. Stati il 15 agosto con Gianfranco Amato a Medjugorje, se la Dio incidenza arriva con l'incontro di dei fratelli, amici panamensi, e l'hanno invitato, e Gianfranco a novembre andrà a Panama a portare la sua parola, a portare la sua forza. Siamo pronti anche in Germania. Visto che abbiamo valicato i confini, contattate il popolo della famiglia, noi, l'avvocato Gianfranco Amato, Maria Di Nolfi, contattateci e ci organizzeremo. Anche se il lavoro in Italia è molto, comunque andremo da tutte le parti, sì. Dove lo Spirito Santo ci soffierà e ci manderà. Vai, amore. Leggo ancora velocemente. Va bene, le date del Monforto le faremo avere. Sì, stiamo facendo. Le date le abbiamo già, stiamo solo cercando la chiesa. E poi le lanceremo a Rosa, è un'amica che vuole sapere indicazioni sulle date della consacrazione del Monforte, le manderemo in fretta. Allora, adesso invece leggo, come sempre, il granellino di padre Lorenzo Montecalvo, che oggi sembra veramente caduto a fagiolo proprio per il contesto dell'argomento. Vabbè, oggi, come sempre, perché lo spirito, anche se soffia da punti diversi, poi spinge tutti nella direzione giusta. E allora il granellino di oggi ci dice: credimi, spesso nel mio cammino di fede non sono io a voler seguire Gesù, ma voglio che sia Gesù a seguire me. La mia preghiera che spesso faccio è: Signore, non la tua volontà, ma la mia sia fatta. Dove voglio portare Gesù con me? In una condizione di vita che mi offre una sicurezza materiale ed economica. Non voglio vivere nella precarietà. Dentro di me c'è il forte desiderio di vivere una vita comoda. Ma Gesù ogni giorno mi dice: non ti invito a seguirmi per vivere una vita borghese. Lascia le tue comodità, la tua terra, i tuoi progetti. I miei progetti non sono i tuoi progetti. Le mie vie non sono le tue vie. Non organizzarti la vita. L'itinerario per essere santo te lo faccio io. Solo io so quello che è buono per te. Perciò seguimi senza chiederti: dove andrò domani? Cosa farò domani? Cosa mangerò, vestirò domani? Giorni fa, per seguire il Signore, ho dovuto, come Abramo, mettere da parte tutti i miei progetti e le mie comodità. Dove voglio portare Gesù? In una condizione di vita dove tutti mi stimano e mi amano. La sicurezza affettiva è una catena forte che lega il cuore umano al mondo degli affetti. È più facile lasciare il mondo delle comodità che quello degli affetti. Come si fa a vivere distaccato da quelli che ti accarezzano, ti stimano e ti riscaldano il cuore con un "ti voglio bene"? L'ho sperimentato proprio qualche domenica fa nel lasciare la comunità parrocchiale che ho servito per 12 anni. Ma il Signore è esigente e dice all'uomo: io sono il Signore della tua vita, non avrai altro amore all'infuori di me. Seguimi e sarai ricolmo del mio spirito d'amore, che è la tua eterna carezza. Oggi in che cosa mi tenta il diavolo? A guardare il passato, ad avere nostalgia delle cipolle che mangiavo in Egitto e a non accettare la storia, a ribellarmi. Ma il Signore mi dice: non guardare indietro, io sono il tuo buon pastore. Ti porterò ad acque tranquille e a pascoli erbosi.
ti condurrò in una terra dove scorre latte e miele. Abbi fede. Ed io ho risposto, eccomi, Signore, che il mio eccomi aiuti te a dire il tuo. Eccomi. Ecco, perché, amen, perché dico che questa meditazione cade, tra virgolette, a fagiolo oggi? Perché oggi volevo proprio parlare di queste due suore, che ex suore, che domani si sposeranno, no? E quindi io ritrovo tantissimo in questa riflessione. Ne parliamo domani, però voglio solo estrapolare i punti di qua, solo un secondo, sì. dove il Signore ci dice di amare Lui sopra ogni cosa, di fare la sua volontà, e la sua volontà spesso non coincide con la nostra, che per noi è più difficile lasciare gli affetti che seguire Lui. Quindi non guardiamo le cipolle dell'Egitto, ma pregustiamo già il miele del paradiso. Ecco, io volevo invece dire qua, parte Stefano, ciao Paolo, buon aiuto, padre Lorenzo, un sacerdote straordinario che ha aiutato il PDF a Napoli, di questi sacerdoti, grazie a Dio, che lavorano nel silenzio, perché sennò vengono massacrati anche loro da lo sappiamo, per cui noi preghiamo anche per chi fa i massacratori, e però nulla è il caso, capisci, queste dioincidenze, da Napoli, è in contatto con noi, è un amico nostro, ci dà il granellino e lo distribuiamo. Questo noi è un sacerdote, questo è un sacerdote. Poi abbiamo a Novara Monsignor Gagliardini, che per la vita e per la culla si sta prodigando, e si è prodigato per il popolo e la famiglia. Padre Antonello Scano. Padre Giovanni. No, io credo che l'avvocato Gianfranco Amato conosca più vescovi lui che il vicario di non lo so, per dire una cosa. Tanti ce ne sono, fratelli, tanti sacerdoti, tanti consacrati, buoni, belli, sani, puri. Quello che invece stanno andando alla deriva, preghiamo per le loro anime, non critichiamoli, perché come noi giudichiamo saremo giudicati, sì. Con lo stesso metro che misuriamo verremo misurati, per cui mai e poi mai giudizio, la preghiera. Prima cosa. Seconda cosa, la Madonna Medjugorje scende viva sulla terra ogni due del mese per pregare per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. Quindi queste considerazioni che si fanno devono essere fatte alla luce di infervorarci ancora di più nella preghiera, essere tramiti per salvare un fratello che in questo momento è confuso, lo possiamo salvare attraverso le preghiere, come Gloria Polo è stata salvata dalla morte, dove sarebbe per stata grazia di Dio. Dannata, per grazia di una preghiera vera, profonda, di un umile, di un povero, di un ignorante, ma Dio non ci giudica. Lui si considera ignorante. Dio, la Madonna da chi si fa vedere? Bernadette dice sempre... La Madonna è apparsa. Noi non l'abbiamo vista, era Madonna. Ecco. È solo là in statua. Sì. L'ho sentita nel cuore alla grande, però non l'ho vista. La Madonna a Lourdes ha sempre detto che la Madonna le è apparsa perché non ha trovato in tutta Lourdes una ragazza più ignorante di lei. Quindi c'è anche nella storia proprio biblica, no? Che Dio si è servito dei grandi, no? Ma sempre con tanti difetti, Abramo, Mosè, tutti avevano delle peculiarità particolari, ma perché? C'è anche un motivo, ragazzi, perché se io fossi troppo intelligente, cosa che non sei, cosa che non sono, e veramente quello che sta succedendo nella nostra vita, io vi dico che più o meno in 7-8 anni avremmo portato più di 10-15 mila persone tra cenacoli di preghiera, pregare, cioè, a destra e a sinistra, no? Per cui tutte queste persone, bene o male, uno o due, io credo che si sarà convertito. Ma non è merito di Emanuele, anche perché c'erano i sacerdoti, e non è merito di Angela. Noi tutti i cenacoli che noi guidiamo, ne abbiamo, ci sono 8 cenacoli in Torino di preghiera che guidiamo con i sacerdoti, sì. Non abbiamo un gruppo di preghiera senza sacerdoti, perché noi abbiamo piacere che chi guida la preghiera e chi segue l'adorazione sia un consacrato, certo. E noi, per grazia di Dio, io vi posso dire, amici miei, che io ho conosciuto solo preti santi. Anch'io. Cioè io di preti cattivi, pedofili, no, assassini, drogati, io non ne ho conosciuti. Ma poi, se anche, ci fossero, come dicono, ancora di più dobbiamo pregare per quei sacerdoti, perché loro più di tutti sono tentati dal
tentatore, perché lui sa bene che se fa cadere un sacerdote, insieme a lui cadono migliaia e migliaia di anime. Quindi abbiamo compassione di queste anime, preghiamo. E preghiamo per loro senza giudicare. Ecco, l'ultima cosa, poi adesso chiudiamo la puntata perché sono le 8. Luciana Frangioni dice: che bello che ci siano i sacerdoti, alleluia. E veramente questa è una grazia che Gesù ci ha dato. Che Gesù ha dato il mandato a Pietro: vai, su di te edificherò la mia chiesa, i dodici, andate. Perché sappiate una cosa, che se spariscono i sacerdoti non c'è più Eucaristia, perché solo le mani di un consacrato, di un sacerdote, possono consacrare un pezzo di pane nella transudazione, la parola mi viene ogni tanto inceppata, ma lì si manifesta la potenza di Dio, lì esce Gesù vivo. E abbiamo, poi parleremo, dei miracoli eucaristici, per cui c'è proprio tutto tangibile. E non solo, solo un sacerdote può assolverci dai peccati. Esatto. Quindi solo lui. Non possiamo confessarci da soli. No, quella è un'illusione. Bene, va bene. Stasera chiudiamo la puntata. È stata bella animata e ci sono tanti argomenti, per cui vi aspettiamo domani sera in tanti come stasera. Vi ringraziamo, se potete fare, se non l'avete ancora fatto, un like e un condividete, e comprate, abbonatevi alla Croce se riuscite, per sostenere, per riuscire a uscire col cartaceo sarebbe bello. Cerchiamo piano piano di spingere gli amici di abbonarsi alla Croce. Basta andare su www.lacrocequotidiana.it, abbonati. E avanti tutta, sempre uniti nella preghiera. Saluto ancora Francesco Vir, che è entrato. Esatto. Allora adesso chiudiamo con un Ave Maria, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ciao ragazzi, buona serata e ci vediamo domani. Tante belle cose. Ciao. Ciao.